Roma Tiburtina, abbiamo qui la testimonianza di un cittadino di Napoli che ci racconta la vicissitudine di suo zio Emilio. Ecco, vero. Bene, ospedale CTO di Napoli, fu dichiarato un infarto, mentre in realtà lo zio è morto di shock anafilattico, certificato anche dalle testimonianze della moglie che era lì vicino, che lo aveva assistito fino agli ultimi momenti, che ha dichiarato di aver visto mettersi le mani in gola soffocandosi, e i medici praticamente entravano, uscivano, e prima mancava la bentola, prima mancava il laccio emostatico, e poi subito lui andò in shock anafilattico gravissimo, lo portarono giù e fu dichiarato la morte per infarto del miocardio. Invece, in realtà era morto per un evidente errore medico dovuto alla negligenza e aver fatto passare troppo tempo in una situazione di soffocamento. Ovviamente la resumazione di una salma sarebbe stata troppo onerosa, troppo costosa. Ma 30.000 euro che avevi detto che volevi costare? Allora, chi te li ha chiesti 30.000 euro? Allora, non furono chiesi 30.000 euro da nessuno. Per aprire diciamo, un processo si doveva fare una perizia del medico legale, e ci fu sconsigliato di chiamare un medico legale dell'ospedale perché i medici poi si difendono tra di loro. E per chiamare un medico legale da parte esterno, sì, sarebbe costato una cifra all'incirca quella, forse questo della salma con la medicina microscopica, la medicina, quindi un altro caso di massalità di negazione, esattamente. Quindi tutto archiviato, tutto. Quindi abbiamo qui il cittadino di Napoli che un'ennesima conferma che in Italia, cioè anche se uno fa la denuncia alla procura, poi c'è tutta la copertura dei medici e degli sbagli dei cittadini, e i cittadini ne pagano le conseguenze con la vita.